tutti, oggi è domenica e quindi ieri mi è arrivata la gongora truncata. Questa è la pianta di gongora truncata. Una foglia un po' piegata, però non fa niente. Allora, questa pianta fa i fiori in verticale, ovvero verso il basso, e quindi va messo in un cestello forato. E allora ho comprato questo cestello forato, non quello specifico per orchidee perché non l'ho trovato. Poi su internet il sito che mi ci metteva meno tempo mi ci metteva tipo 2 settimane, questo mi arrivava a distanza di 3 giorni, quindi poi l'avrei dovuto lasciare qua. Allora, fiorisce quando ha tante tante radici, quindi la prima cosa che ho fatto appena comprato, tolto subito il vaso, cioè non c'era terra, c'erano solo radici. Allora poi ho preparato il composto che vedete, ovvero qui sotto, da questa zona qua. Zona di crescita delle radici interne fatto di sfagno e di corteccia. Vi faccio vedere meglio. Vedete, queste sono tutte le radici che ci sono. E ho inserito la pianta all'interno, lasciando qua fuori tutti gli pseudobulbi. Vedete, questi sono gli pseudobulbi. E ho messo un letto, ho fatto poi sopra un letto di sfagno. Come la annaffierò? Ogni tanto, la maggior parte delle volte vaporizzerò lo sfagno sopra, perché tanto mantiene molto l'umidità questo sfagno. E del resto, se no, lo immergerò fino qua con dell'acqua. Una volta a settimana lo annaffierò con acqua d'osmosi inversa l'estate, invece d'inverno lo annaffio meno frequentemente perché inizieranno a cadere le foglie. Vi faccio vedere velocemente come sta la mia alicastra aromatica, che gli si era un po' spezzata la foglia. Ho cercato di farla reggere in questo modo, oggi andrò a eliminare questo ombaradam, vediamo se la foglia si regge bene. Tornando alla gongora truncata, fa i fiori in verticale, quindi adesso che non è fiorita la lascio così. Quando vedo che inizierà a fare dei, come posso chiamarli, degli steli, perché gli steli escono dallo pseudobulbo, poi iniziano ad andare verso in basso, scendendo fino qua sotto, o scendono qua sotto, fanno direttamente questa cosa qui. Questa però è la gongora truncata. Nelle immagini che ho visto, il fiore lo fa facendo in questo modo. Mentre c'era un'altra varietà di gongora che non si chiama neanche gongora, ma fa parte della stessa famiglia, tipo come dire Oncidium e Columbia e Cambria. Geneticamente sono molto simili, cioè morfologicamente e geneticamente sono. Sì, morfologicamente, sentite a me. Cioè, sono molto simili a livello, cioè, sì, non so come spiegarlo. Sono simili, però non fanno parte, fanno parte della stessa famiglia. Però si distinguono in Tolumnie, Oncidium e Cambria, ad esempio. Questo è un Oncidium, questa è una Cambria. Beh, le tolumni ancora non mi arrivano. Lo stesso per i Bulbophyllum. Bulbophyllum adesso è un'unica famiglia, la famiglia più vasta di orchidee, adesso la stanno dividendo in varie sezioni. Ritornando al principale oggetto del video. Allora, questa orchidea va in riposo invernale, quindi mi aspetto che fra un po' inizierà a perdere le foglie, però rimarranno solo gli pseudobulbi. E ecco. Orchidea gongora truncata, l'ho pagata pure abbastanza, un bel piantone bello grande. E credo che vi ho detto tutto, però vi spiego un poco com'è morfologica e vi spiego un po' com'è la pianta. Allora, ha queste foglie molto simili alle alicaste e è bifogliare. La maggior parte degli pseudobulbi sono bifogliari, come potete vedere, hanno 2 foglie. Una piccola parte è monofogliare, come ad esempio questo qui, ma credo che gli sia caduto. E allora, si forma questa patina che vedete qua sopra, questa peluria che può essere eliminata. È molto facile che si creano marciumi se l'acqua ristagna al centro di 2 foglie, come potete vedere qua, si può creare marciume del colletto. E credo che vi ho detto tutto, vi dico soltanto questa cosa qui e poi chiudo il video. Vi dico che a breve acquisterò i bulbi di Pleurone, si dicevano così, e non so ancora quale varietà, ne esistono mai, però devo ancora scegliere. Le
aprirò. Però li dovrò mettere, come posso dirmi, in un garage perché adesso è ancora presto per piantarli quando è inverno. Ciao a tutti, spero che il video vi sia piaciuto. Adesso vi spiego questa cosa. Questa parte qua cresceranno le radici esterne e ci saranno i fiori. Questa parte qua è la crescita delle radici interne. Questa degli pseudobulbi, il resto delle foglie. Ciao a tutti!